Salvador Sobral, stiamo ascoltando in sottofondo la tua bellissima canzone, no? Noi ti abbiamo conosciuto come tanti in occasione della tua partecipazione all'Eurovision Song Contest, no? Sì. Io volevo partire da lì per poi fare un viaggio perché, come dire, la tua partecipazione già allora era segnata dai tuoi problemi fisici che hai avuto, no? Innanzitutto, come mai un artista come te, con il tuo, diciamo, background musicale così diverso, ha accettato di confrontarsi con una manifestazione di quel tipo? Come, come sì. Eurovision, dici? Esatto, sì. Perché io ho fatto Eurovision con il mio macchino? Perché io ho fatto una canzone che mi piace, comunque non mi comprometteva, una canzone bella che è coerente con il mio background nella musica. Comunque ho fatto quello che mi lasciava orgoglioso. Ecco. Senti, da lì poi, come dire, no? Indubbiamente c'è stata, come dire, sei diventato anche molto più conosciuto a livello internazionale. Che cosa ti è rimasto e che cosa devi a quella manifestazione? Che cosa è rimasto? Che cosa ti è rimasto di quella manifestazione e che cosa, e che cosa gli devi, diciamo? Devo che io ho tantissimi concerti per il Eurovision, la gente mi conosce. E ho avuto una progettazione che non avevo avanti per il Eurovision, comunque sono grato. Hai fatto un album molto bello, il tuo ultimo album, io l'ho ascoltato, è un viaggio musicale, no? dove ci sono dentro tante cose, no? Sì. Quanto c'è della tua esperienza di vita vissuta dopo, diciamo, il trapianto, il periodo dentro a quel disco? Io credo che tutte le esperienze che viviamo sono importanti all'ora di interpretare le canzoni e all'ora di scrivere anche le canzoni, e tutto quello che viviamo, sia un trapianto, sia un baccalhau buono che mangiamo, tutto conta all'ora di interpretare. Comunque tutto quello che ho vissuto serve per ispirare a cantare. Tu hai detto una cosa molto bella, no? Adesso non te stavi qua, dice io so quello che si prova, no? Perché sono stato tanto tempo in ospedale. Sì. Quanto ti ha cambiato questa cosa? Mi ha cambiato nel senso che quello che dice che so cos'è non poter stare bene, non poter vivere leggeramente. Comunque adesso ho il segreto e approfitto di tutto quello che faccio. Senti, la tua canzone stasera, tra l'altro, a Musicultura c'è Tosca, no? Sì. Che ha fatto una versione bellissima della tua canzone. Arisa è un'altra artista che ha fatto la tua versione. Le hai sentite queste versioni? Sì, ho sentito le tue versioni. Bene, mi piace che la musica è così, che haya progettazioni, che haya distinte interpretazioni. La musica è quello, ed è partigliare, come si dice, compartire. Va bene, Salvador, ti ringrazio.